Entriamo adesso nella centralità della nostra giornata di studi. Chiamo Ileana Chinnici a parlarci della figura di padre Angelo Secchi e degli ambiti di ricerca, una recente biografia. Due brevi note su Ileana Chinnici, ricercatore astronomo presso l'Osservatorio di Palermo, dove ha ricoperto il ruolo di conservatore del museo. Si è occupato di diversi fondi archivistici, tra i quali quelli di Tacchini e Secchi, dei quali ha pubblicato il carteggio che è stato presentato anche a Reggio. Fa parte dell'INAF, ha promosso la mostra Starlight nel 2014 e fa parte della Commissione Internazionale Astronomica WAI. Prego. Intanto vi ringrazio di questo invito e credo che sia abbastanza interessante. Se oggi, stamattina a Reggio, viene a parlarvi di Secchi con un accento palermitano, una siciliana, credo che questo significhi che questo figlio della terra reggiana appartiene un po' a tutti. E ha esteso certamente i suoi contatti, le sue collaborazioni, la sua attività oltre i confini, non soltanto di quello che era lo Stato Pontificio di quel periodo, ma vedremo anche al di fuori persino dell'Europa. E vorrei raccontarvi un po' come mai appunto mi sono trovata a studiare padre Angelo Secchi. Io mi occupo di storia dell'astronomia e in realtà il mio primo interesse, quando ho preparato la mia tesi di laurea, era stato sulle origini della fisica solare e mi ero imbattuto soprattutto nella figura di un astronomo modenese, cioè Pietro Tacchini, il quale aveva lavorato per moltissimi anni all'Osservatorio Astronomico di Palermo e quindi in qualche modo avevo iniziato a studiare la figura di Tacchini. E immediatamente però il richiamo che lo stesso Tacchini fa alla figura di Secchi mi ha inevitabilmente dirottato verso quest'altro personaggio, che ho trovato di uno spessore, di un calibro scientifico, ma non solo scientifico, direi anche umano, veramente straordinario. E il personaggio che risulta assolutamente moderno per tutta una serie di problematiche che ha vissuto, e credo che sia una figura esemplare sotto tanti punti di vista e probabilmente molto più nota all'estero di quanto non sia nota qui in Italia. E questo credo che ci faccia un po' riflettere, ma poi vi dirò anche un po' qual è il mio pensiero su questo fatto. E per cui a poco ho dovuto in qualche maniera, mi ritrovavo nell'ambito delle ricerche che facevo, mi ritrovavo sempre ad imbattermi nella figura di Secchi. Allora a questo punto ho detto forse vale la pena di studiarlo un po' più da vicino. E la prima cosa che ho notato è che c'erano delle biografie che sostanzialmente erano molto datate e che una biografia recente alla quale avevo collaborato era stata quella pubblicata nel 2012 dal professor Altamore e da padre Maffeo, che finalmente tornava a puntare, diciamo così, l'obiettivo, a puntare i riflettori su questo personaggio. Però, come vedete, tra queste biografie, in realtà, la cosa che ho notato è che mancava proprio una biografia che permettesse una circolazione della conoscenza di questa figura all'estero, cioè manca una biografia di Secchi in inglese. Allora, ho pensato che forse poteva essere interessante colmare questa lacuna e provare a scrivere una biografia in inglese, anche perché, come vi dicevo, è un personaggio molto più noto forse all'estero di quanto non lo sia in Italia. Per fare questo, ovviamente, sono andata ad attingere a diverse fonti archivistiche. Alcune di queste erano già state pubblicate. C'è stato veramente un risveglio di interesse verso la figura di Secchi a partire dagli anni 90, quando è stata pubblicata la corrispondenza con Schiaparelli, poi c'è stata anche una prima pubblicazione delle lettere di Tacchini e poi mi sono trovata a
studiare in qualche maniera l'archivio, il fondo d'archivio del padre Angelo Secchi, che è conservato all'Università Gregoriana, di cui appunto verrà dato poi una comunicazione. E poi soprattutto, proprio perché mi ero occupata anche di Pietro Tacchini, avevo focalizzato la mia attenzione sulla corrispondenza tra questi due astronomi. In realtà, quando sono andata a studiare il fondo di archivio dell'Università Gregoriana, ho trovato una sorta di pozzo di San Patrizio, cioè ho trovato veramente un archivio ricchissimo di materiali inediti, dai quali viene fuori la figura non solo dello scienziato ma anche dell'uomo. E questa cosa mi ha interessato molto, perché forse di Secchi si conoscono un po' i risultati scientifici, ma la vicenda umana che lui ha vissuto forse è sempre rimasto un po' più sullo sfondo. E invece credo che non dobbiamo mai dimenticare che uno scienziato è anche un uomo, e credo che sia estremamente importante mettere insieme queste due componenti e capire come l'una e l'altra si richiamino a vicenda. Per cui è nata un po' l'idea di realizzare questa biografia in inglese, soprattutto perché Secchi merita questo riconoscimento. Perché il contributo che ha dato, soprattutto nel campo dell'astrofisica, ma vedremo non soltanto in quel campo, è stato determinante sotto tanti punti di vista. Intanto perché vive in un momento nel quale l'astrofisica è nella sua culla, noi diremmo, proprio nella fase embrionale, ed è proprio in qualche maniera Secchi aiuta in questo parto, cioè grazie alle sue ricerche, grazie all'attenzione che lui rivolge, grazie al metodo che lui utilizza di applicare la fisica nel campo dell'astronomia, determina una svolta nel campo di come fare ricerca astronomica in quel periodo. E certamente il suo contributo è stato determinante perché l'astrofisica diventasse una disciplina scientifica autonoma rispetto all'astronomia. Dovete sapere che i primi studi di astrofisica che venivano realizzati venivano guardati con molto sospetto dalla comunità degli astronomi, diciamo così, classici. E lo stesso chi all'epoca faceva studi di spettroscopia applicandoli all'astrofisica era guardato un po' come un perditempo, perché l'astronomia era la meccanica celeste, era il calcolo delle orbite, era un'astronomia molto teorica e molto matematica. Applicare la fisica nel campo dell'astronomia era un po' come sporcarla, era un po' come contaminare questa scienza pura con una scienza sporca di laboratorio. E in questo è stato determinante la svolta che ha portato Secchi, il quale, non dimentichiamo, che era un fisico di formazione, non era un astronomo, e questo gli ha dato un'apertura mentale, una capacità di approccio anche alle discipline scientifiche particolarmente innovativo ed interessante. Quindi lui si è portato sempre dietro questa sua formazione da fisico e l'ha applicata a tutte le varie discipline di cui si è occupato. Alcuni elementi di difficoltà che ho incontrato nello scrivere questa biografia: intanto la complessità del personaggio, è veramente un personaggio molto complicato perché si è occupato di tutto di più, e non soltanto di astronomia e di astrofisica, che sono state ovviamente le principali discipline al centro della sua attenzione, ma come ben sapete si è occupato molto anche di meteorologia, ma si è occupato anche di geomagnetismo, e ha dato dei contributi che io ho scoperto solo di recente grazie a questo studio che ho fatto, anche in campi che non penseremmo mai, tipo l'oceanografia, in particolare un campo dell'oceanografia che è la limnologia e la geodesia. Ma non soltanto si è occupato di queste discipline scientifiche, aveva anche degli interessi, degli hobby che ha coltivato, e li ha coltivati molto bene anche pubblicando dei lavori in questo campo, per esempio nell'ambito della paleontologia e nell'ambito dell'archeologia. Ma sappiamo che l'archeologia era una passione di famiglia, e quindi poi vedremo anche che altri membri della famiglia Secchi si sono occupati di archeologia anche con risultati particolarmente significativi. E questo è stato quindi un elemento di grande complessità, il fatto che ci sono di mezzo diverse discipline scientifiche, e io personalmente non mi sono ritenuta competente in tutte queste discipline, quindi io mi sono ovviamente focalizzata sugli studi di astronomia e di astrofisica e ho semplicemente menzionato i contributi che ha dato nelle altre scienze,
nell'intento di stimolare altri che sono invece più competenti di me ad approfondire questi altri aspetti. Un altro elemento di complessità è il periodo storico in cui vive, perché Ezechiel vive in un momento molto travagliato, siamo negli anni dell'Unità d'Italia, vive in pieno risorgimento, vive tutte le problematiche della questione romana dopo l'Unità d'Italia, quindi vedremo anche che queste vicende politiche hanno fortemente inciso sulla sua carriera, sulla sua vita personale. Quindi anche la complessità del periodo storico è stato un elemento particolarmente complesso da tenere in considerazione. Emerge una figura abbastanza scomoda, la figura di Ezechiel emerge come una figura scomoda per vari motivi, intanto perché viene coinvolto in tutta una serie di questioni di tipo filosofico e di tipo religioso, siamo negli anni in cui cominciano ad esserci delle contestazioni e c'è tutto un dibattito anche all'interno della Chiesa Cattolica che è molto interessante, che riguarda un ritorno alla filosofia di San Tommaso, alla fisica di San Tommaso, ed è interessante vedere anche come lui si pone all'interno di questo contesto. È un personaggio scomodo anche nell'ambito scientifico, proprio perché, come vi dicevo, portava un modo nuovo di fare scienza, un approccio diverso rispetto alle modalità classiche di fare astronomia, ed è poi un personaggio scomodo anche dal punto di vista politico, perché è un gesuita. E questo è qualcosa che vedremo sarà altrettanto determinante, pensare ad uno scienziato che sia anche gesuita nel periodo risorgimentale è come pensare a due cose assolutamente antitetiche, ma che in sé che trovano perfettamente armonia. E quindi più volte se chi si trova in una posizione scomoda, perché diventa un po' una pedina politica sulla quale giocare sui vari fronti, e vedremo che anche questo è stato un aspetto particolarmente complesso. E non soltanto quindi la figura di Ezechiel è complessa, il periodo storico italiano è complesso, ma è proprio un secolo che è particolarmente complesso, perché è un periodo molto interessante in cui si muovono tante cose, la fisica è in fermento, ci sono teorie come l'atomo e la teoria cinetica dei gas, i primi studi sull'elettromagnetismo, è un periodo particolarmente interessante e quindi ci sono tante idee che circolano. L'evoluzionismo, ricordiamoci che anche nel campo della biologia siamo in pieno dibattito del darwinismo, e così anche nel campo della geologia c'è tutta una querelle che riguarda l'età della Terra, il calcolo dell'età della Terra. Tutte queste questioni scientifiche, anche se non sono questioni astronomiche, sono però questioni nelle quali Ezechiel è intervenuto. Cioè è veramente un personaggio che si è interessato di scienza a 360 gradi, non aveva una visione limitata soltanto alla propria disciplina scientifica, gli interessava la scienza, gli interessavano le idee nuove e quindi si è interessato veramente di tantissime discipline e ha espresso il proprio parere, il proprio pensiero anche in questi ambiti che sono di per sé lontani dall'astrofisica. E anche vi dicevo sul piano politico, il periodo, come vi dicevo, è un periodo abbastanza complesso proprio per tutti gli eventi che hanno portato a questa realtà. Io adesso vorrei andare veloce perché volevo fare un'operazione molto semplice e dirvi che cosa noi sapevamo di Ezechiel prima di questa biografia. Quindi vado un po' veloce e poi tornerò indietro. Allora, sapevamo che nasce a Reggio Emilia ovviamente nel 1818, e sappiamo che entra nel noviziato della Compagnia di Gesù all'età di circa 10 anni e che viene inviato a insegnare fisica a Loreto per circa 4 anni, poi ritorna al Collegio Romano per completare gli studi e diventa assistente del professore di fisica di quel periodo che è il padre Pianciani. E viene ordinato sacerdote e poi nel 1848, proprio per motivi legati alle vicende risorgimentali, è costretto insieme ai suoi confratelli a partire in esilio volontario e trascorrerà alcuni mesi prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti. E
ma su questo poi torneremo meglio. E nel 1849 ritorna a Roma per occupare la direzione dell'osservatorio del Collegio Romano, perché il precedente direttore, il padre Francesco De Vico, muore abbastanza prematuramente per un'epidemia di colera, e la sua prima preoccupazione è trasferire l'osservatorio in dei locali che fossero più adeguati, e quindi dalla Torre Calandrelli sposta l'osservatorio sulla tetto della chiesa di Sant'Ignazio, dove sfruttando i pilastri della cupola che non era mai stata realizzata. E all'interno di questo nuovo osservatorio colloca degli strumenti di assoluta avanguardia, tra cui un splendido telescopio rifrattore di fabbricazione tedesca. E con questi strumenti inizia, come vi dicevo, una serie di studi di astrofisica, ma non solo. Dal punto di vista biografico, un momento di rottura è la breccia di Porta Pia, perché nel momento in cui Roma diventa capitale d'Italia cominciano una serie di problemi per lui. Intanto una di queste è la rinuncia alla cattedra di astrofisica che gli era stata offerta dal governo italiano all'Università La Sapienza, e che, alla quale dovette rinunciare per motivi semplicemente politici, direi, e deve affrontare nel 73 la legge sull'esproprio e la confisca dei beni ecclesiastici, per cui rischia di perdere il proprio osservatorio, e si appella a tutta una serie di aiuti che gli arrivarono sia dal principe Boncompagni che anche dal ministro Bonghi di quel periodo, e grazie a un decreto del 1876 riesce a mantenere la direzione dell'osservatorio del Collegio Romano, che infatti alla sua morte viene confiscato dal governo e viene affidato poi alla direzione di Pietro Tacchini, e infine si spegne appunto a Roma il 26 febbraio del 1878. Vi dicevo, questo è quello che bene o male già sapevamo di Secchi, e quindi diciamo che sono degli elementi che tutto sommato è abbastanza semplice trovare nelle biografie che già conoscevamo. E qual è stato allora l'apporto che questi studi biografici hanno dato? Intanto, come vi dicevo, una delle caratteristiche che ho voluto mettere in atto era quella di non tanto di scrivere una biografia, ma di scrivere, io dico, una sorta di autobiografia, cioè io volevo che fosse Secchi a raccontare se stesso, quindi ho voluto che fosse lui a scrivere la sua biografia. Per fare questo ho attinto molto ai suoi scritti, e ho attinto molto soprattutto alle fonti inedite che sono conservate appunto all'Università Gregoriana, dove ci sono i diari di Secchi, che sono bellissimi, e nei quali lui racconta i suoi viaggi, i suoi incontri, e ricchissimi di aneddoti estremamente interessanti e anche divertenti, che però denotano la personalità anche dello scienziato. E altre fonti inedite invece che sono all'Osservatorio di Roma e in altri archivi. Quindi, oltre a spulciare tantissime pubblicazioni che egli ha realizzato, un altro aspetto di complessità è proprio questo, Secchi era di una prolificità impressionante, cioè un numero di pubblicazioni enorme. Qualcuno ha detto che non sembra neanche la produzione di un unico personaggio, ma sembra la produzione di un intero corpo scientifico, tante sono state le sue pubblicazioni. La casa editrice Brill mi ha proposto quindi di pubblicare questa biografia, che dovrebbe far parte di una collana di studi gesuitici, e abbiamo scelto questo titolo, Decodificare le stelle, una biografia di Angelo Secchi, scienziato e gesuita. E vi prego di in qualche maniera fare caso a questo titolo, che non è casuale, e soprattutto in questo sottotitolo, scienziato e gesuita. Ci tornerò alla fine della mia presentazione, perché questi due aspetti in Secchi sono assolutamente inscindibili. Nel momento in cui si è tentato di separare lo scienziato dal gesuita, sono iniziati i problemi per Angelo Secchi. Io ho avuto l'onore di avere le due prefazioni importanti, uno da parte del qui presente
Fratel Consul Magno, direttore della Specola Vaticana, che ha accettato amabilmente di scrivere una delle due prefazioni, e l'altra sarà del presidente dell'INAF, il professor Niccolò D'Amico. E poi la prima parte di questa biografia è chiaramente soltanto di tipo storico, provando a collocare la figura di Secchi in quello che è il XIX secolo, sia nel campo dell'astronomia, sia nell'ambito della cosa succede nel XIX secolo all'interno della Chiesa Cattolica, è il periodo di Pio IX, è un periodo molto interessante anche questo, e poi cosa succede nel campo dell'astronomia in Italia in questo periodo, nel periodo in cui Secchi è attivo. E dopodiché il primo capitolo della biografia è dedicato alla sua prima formazione, quindi alla sua famiglia, al suo noviziato, gli studi che fece al Collegio Romano, l'insegnamento al Collegio di Loreto, e gli anni in cui fece da assistente a Pianciani fino alla rivoluzione del 48, quando parte per l'esilio. Questo capitolo è stato per me molto molto interessante, anche molto nuovo, perché erano degli aspetti poco conosciuti e anzi degli aspetti sui quali c'erano anche degli errori, perché può capitare anche di scrivere degli errori nelle biografie, e tra l'altro questo si incorre in un pericolo molto grave, cioè tutti quelli che citano quella biografia poi si portano appresso l'errore, quindi è particolarmente importante, quindi laddove lo si individua tentare di correggerlo. È stato interessante ricostruire il contesto familiare di Secchi, qui ho avuto anche l'aiuto di tanti amici reggiani che mi hanno fornito del materiale, molto materiale ho trovato anche all'Università Gregoriana, perché lui si tenne sempre in contatto con i propri familiari, ci sono lettere a nipoti, cugini, c'è tutta una rete interessantissima di rapporti familiari che lui mantenne, e quindi mi ha permesso di ricostruire un po' non solo diciamo l'albero genealogico, ma anche proprio questa rete di rapporti che ebbe con la propria famiglia, che non si interruppe mai. E in questo capitolo secondo me ci sono due cose che sono particolarmente interessanti, due correzioni. Una correzione che riguarda il nome. Se fate un giro su internet trovate anche in biografie recenti Pietro Angelo Secchi. Questo nome Pietro è un nome assolutamente inesistente, però su internet circola tantissimo e ovviamente chi cita quella fonte se lo porta dietro. Pietro Angelo Secchi non esiste, il nome non c'entra i suoi nomi di battesimo, i nomi di battesimo di Angelo Secchi sono Angelo, Francesco, Ignazio, Baldassar, non compare da nessuna parte il nome Pietro. Da dove è nato questo nome Pietro? Ci sono due possibilità, o una confusione col cugino Giovanni Pietro, o addirittura all'estero a volte il termine padre Secchi è diventato Pietro Secchi. Allora, questa è una ha permesso quindi di definitivamente di chiarire che Pietro non è un nome che gli appartiene. La seconda cosa che ha permesso di chiarire è la data di nascita, perché alcuni biografi riportano il 29 e altri riportano il 28. Dal certificato di battesimo è chiaro che è stato battezzato il 29, ma che è nato il 28 giugno. E infatti la lapide sulla sua casa riporta correttamente la data 28 giugno. E anche questa è un'imprecisione che spesso troviamo nelle varie biografie, proprio perché magari ci si è letta la data del certificato, ma la data del certificato è quella del battesimo, non è quella della nascita. Un altro aspetto che è stato interessante scoprire riguarda appunto la sua famiglia. Ci sono alcune biografie che io definisco un po' sullo stile di De Amicis, stile libro cuore. Il fanciullo che rimase orfano in tenera età, figlio di una famiglia numerosa, poveri, eccetera. Nulla di tutto ciò emerge da quelle che sono le attuali ricerche. Intanto il papà era ancora in vita quando lui aveva 15 anni, quindi non era certo in tenera età che lo ha perso. Vedete che la firma del papà compare nel permesso che gli diedero i genitori all'ingresso nella Compagnia di Gesù. È una grafia un po' incerta, quindi probabilmente era molto anziano, forse sarà morto di lì a qualche anno, però certamente era ancora in vita. Se andiamo a guardare anche la famiglia numerosa, in realtà
c'era soltanto un fratello maggiore di un matrimonio precedente del padre e una sorella, quindi questa famiglia numerosa non compare da nessuna parte, e anche il discorso della famiglia povera, eccetera, è vero che il papà aveva un'attività diciamo modesta di falegname, la mamma era sarta, però in qualche modo cioè, la famiglia aveva, si era potuta permettere di far studiare il figlio maggiore, Tommaso, che era diventato avvocato. E quindi in qualche modo, certamente non era una famiglia che navigava nell'oro, però era una famiglia che viveva dignitosamente qui a Reggio. Quindi ci sono stati alcuni aspetti del contesto familiare che è stato interessante emergere, anche alcuni aspetti biografici che sono stati in qualche maniera corretti. E dicevo che il secondo capitolo invece riguarda l'esperienza proprio dell'esilio, e anche questo è stato un tema molto interessante perché poco studiato. E che cosa ha fatto Secchi durante il suo esilio, prima in Inghilterra nel collegio di Stonyhurst e poi negli Stati Uniti presso l'università di Georgetown? Questo è molto interessante. Se la storia fosse andata diversamente, Secchi avrebbe avuto una carriera brillantissima negli Stati Uniti. E è la morte di padre De Vico che lo riporta indietro in Italia. Altrimenti avrebbe veramente avuto una carriera luminosa e folgorante, perché era riuscito già ad inserirsi benissimo nel contesto scientifico statunitense di quel periodo e si trovava molto in sintonia con le idee che circolavano negli Stati Uniti in quel periodo. E quindi uno degli aspetti interessanti di questo capitolo è stato proprio aver scoperto di che cosa si è occupato. Intanto siamo riusciti a trovare il registro del collegio di Stonyhurst in cui c'è l'annotazione dell'arrivo di padre Secchi. Vedete che è questo 26, trovate proprio l'annotazione che arrivano il padre Perrone e il padre Secchi. Il padre Perrone è un altro personaggio interessante sul quale non posso soffermarmi, ma qualcuno di voi ha mai letto... Ci sono diverse diciamo, idee, ipotesi, possibilità, però veramente sono studi sui quali non ci si può sempre soffermare, ma sarebbe interessante andare a vedere un po'. E poi abbiamo potuto identificare alcuni dei lavori che Secchi ha pubblicato negli Stati Uniti. Sono tutti lavori di fisica e in particolare su apparecchi elettrici, prime applicazioni dei telegrafi, quei telegrafi lui aveva proprio una passione, ma tra l'altro proprio di recente ho scoperto che anche una pubblicazione interessante che riscosse molto successo fu una pubblicazione che riguardò l'osservazione di un'aurora boreale, nella quale lui avanza delle ipotesi che alcuni scienziati americani ritennero di particolare interesse, cioè che fossero dei fenomeni di natura elettrica. E il terzo capitolo è un capitolo più corposo perché riguarda la rifondazione, come vi dicevo, dell'osservatorio del Collegio Romano, di che cosa si è occupato, perché fu trasferito sulla cupola di Sant'Ignazio. È interessante l'importanza che Secchi dà alla circolazione del pensiero scientifico. Non a caso lui riprende la pubblicazione delle memorie dell'osservatorio del Collegio Romano e si inventa la pubblicazione del bullettino meteorologico dell'osservatorio del Collegio Romano. Soprattutto questo secondo è proprio pensato e concepito come uno strumento per la circolazione delle idee scientifiche di quel periodo. È una pubblicazione estremamente interessante, con molte lettere, con molti appunti, una sorta di una rivista scientifica e divulgativa nello stesso tempo, di particolare interesse anche, no, pensate che Schiaparelli pubblica i suoi risultati sulle stelle cadenti su questa rivista, perché gli interessava farli conoscere prima possibile alla comunità scientifica, e dato che il bullettino aveva una frequenza mensile era un modo per far arrivare subito l'informazione alla comunità scientifica. Poi mi sono dilettata a vedere di che tipo di studi ha fatto al Collegio Romano, e veramente di tutto di più. Viene fuori una caterva di studi di qualunque genere e tipo, e tra queste vorrei soffermarmi su una che è un po' meno nota, e cioè sul fatto che Secchi fu
uno tra i primi a riprodurre l'esperimento del pendolo di Foucault, che decise di appendere al tetto della chiesa di Sant'Ignazio per provare la rotazione della Terra. E questo è pochissimi mesi dopo che lo stesso Foucault l'aveva realizzato a Parigi, Secchi lo realizza a Roma. Ed è interessante appunto anche l'idea appunto che Secchi ha, intanto di essere sempre al corrente di quello che sta succedendo altrove, riproporre gli esperimenti, non avere appunto timore di quello che il risultato dell'esperimento porterà e chiaramente sostenere che quella è una prova, una chiara prova della rotazione della Terra. Siamo in un momento nel quale sapete bene che da poco era stata, diciamo, ritirata l'indice, dall'indice i libri di Galileo, quindi in qualche maniera c'è, è un periodo anche interessante da questo punto di vista. E poi una cosa che emerge è proprio questa apertura verso il pubblico, cioè il suo osservatorio non era una torre d'avorio nella quale chiudersi e fare degli studi più o meno esotici che la gente, di cui la gente non sapeva nulla, al contrario, il suo era un osservatorio sempre aperto a visitatori di qualunque genere e tipo, dal semplice curioso che passava allo studioso, allo scienziato importante, allo studente, un osservatorio sempre aperto, sempre disponibile, e un osservatorio che comunicava molto con la cittadinanza, dava notizie di quelle che erano le scoperte di quel periodo, quindi veramente emerge una figura anche molto moderna da questo punto di vista, cioè molta comunicazione. E appunto vi dicevo, la varietà di studi di cui Secchi si è occupato prima ancora di attaccare, diciamo così, l'astronomia dal punto di vista della fisica, quindi ancora come astronomia classica, ebbe comunque delle intuizioni interessanti, degli studi per esempio sugli ammassi stellari, sulle nebulose, che in quel momento sono particolarmente interessanti ed innovativi. E poi c'è tutto un aspetto, anche questo è stato interessante da studiare, cioè il fatto che sarebbe stato un ottimo assessore ai lavori pubblici il nostro amico Secchi, perché si è occupato di tantissimi servizi all'interno dello Stato Pontificio, si è occupato di migliorare il segnale dell'ora, di migliorare la carta geografica del territorio, di realizzare una rete meteorologica nello Stato Pontificio per le previsioni del tempo, quindi anche un innovatore da questo punto di vista, le misure di protezione civile, sarebbe un precursore anche in questo campo, e rinnovamento di quello che è il sistema dei fari nei porti dello Stato Pontificio, veramente delle cose incredibili che sembrano apparentemente lontane dalla sua attività di scienziato, e consulenze anche di tipo religioso, e poi tantissime attività di comunicazione. Era veramente un oratore molto brillante, un conferenziere molto brillante, richiesto, e laddove arrivava Secchi attirava un grandissimo numero di persone come uditorio, proprio perché riusciva a trasmettere questa sua passione per la scienza in maniera diretta, in maniera coinvolgente. E io a volte, dottor, non so per chi dei due può sembrare un po' sacrilego, però mi viene un po' da pensare che era la Margherita Hack dei suoi tempi, nel senso che laddove lui arrivava, arrivavano subito le folle per venire ad ascoltarlo. E quindi era molto attento a questo aspetto della comunicazione della scienza. Lui dice: la scienza è per tutti, non è solo per gli scienziati. Lui andava a fare le conferenze, non so, agli operai, o diceva: le giovinette devono essere anche loro, devono avere anche loro un'educazione scientifica. Cioè aveva un concetto molto aperto di quello che era la scienza, e poi era convinto che la scienza dovesse avere una utilità sociale, quindi che le ricerche scientifiche dovessero avere un'applicazione a beneficio di tutta la comunità. Questo è un aspetto estremamente interessante che emerge da questo tipo di studi. Poi il suo insegnamento all'università e poi i suoi hobby. Incredibile, aveva anche il tempo di coltivare degli hobby in mezzo a tutta questa cosa, e i suoi hobby erano appunto l'archeologia e la paleontologia, e ha fatto diversi studi anche in questo campo pubblicando dei lavori.
Qui appunto vi dicevo che è stato interessante studiare questo aspetto sui fari, sul rinnovamento dei fari, perché vai a Londra a comprarli a nome dello Stato Pontificio. E mi è interessato molto vedere cosa insegnava lui ai suoi studenti. Questo è il libro di testo, diciamo così, che Secchi scrive per i suoi studenti. Vedete i principi compilati per uso delle scuole, del Collegio Romano. Ed è molto interessante, vedete che già c'è. Ovviamente, è un testo molto moderno, molto chiaro, con degli esercizi. Io credo che sia un libro di testo veramente modello, con tantissimi disegni, quindi anche per uno studente molto, molto didattico, veramente fatto molto, molto bene. E poi questo aspetto divulgativo, anche lui era un appassionato di meridiane. Un costruttore infaticabile di meridiane solari, e questa, per esempio, che riporto qui, si trova niente meno che sulla facciata del palazzo municipale di Augusta, in Sicilia, in provincia di Siracusa, perché andò Secchi ad osservare un'eclisse in Sicilia nel 1870 e, come ricordo di questa sua visita, regalò, diciamo così, il disegno di una meridiana sulla facciata del palazzo municipale. Di meridiane di Secchi ce ne sono praticamente ovunque, ne abbiamo trovata una a Cosenza, ne abbiamo trovata altre diverse nella regione di Roma, ovviamente. Questo proprio perché in qualche modo era un modo per avvicinarsi alla cittadinanza, un modo per avvicinare la scienza e il territorio. Il quinto capitolo è un capitolo che mi ha divertito molto perché riguarda i suoi viaggi. E qualcuno diceva stamattina, come faceva a viaggiare così tanto? Veramente, nell'epoca in cui non c'erano grandi mezzi di comunicazione o anche grandi collegamenti, in realtà ha viaggiato veramente tantissimo. In Francia, Inghilterra, Spagna, più volte ha partecipato a diverse spedizioni scientifiche, ha partecipato a eventi importanti come l'Esposizione Universale di Parigi del 67, ha partecipato a diverse commissioni scientifiche internazionali. Nazionali ed internazionali, e anche ho voluto segnalare alcune spedizioni che lui non fece, per esempio quella, una spedizione che riguardava il traforo del Fréjus, durante il quale si voleva fare una campagna di misure dell'intensità, dell'accelerazione di gravità in quello spazio, che però poi non venne mai realizzato. E un'altra spedizione alla quale non poté partecipare fu quella per il transito di Venere in India nel 1874, alla quale parteciparono alcuni italiani, ma Secchi prima aveva dato la propria disponibilità, poi non poté andare. E poi tutta una serie di altre commissioni interessanti. È interessante che sia nelle commissioni nazionali che in quelle internazionali quasi sempre ci sono dei problemi quando c'è Secchi. Intanto perché in una commissione nazionale italiana avere un membro dello Stato Pontificio non è proprio diplomaticamente molto corretto. Allora ogni volta bisognava fare un invito ad hoc, perché è italiano o non è italiano Secchi? E lui non ha mai rinnegato la sua fedeltà al Papa, e quindi in qualche maniera non si prestava facilmente. Lui non volle mai giurare fedeltà al governo italiano, anche quando Roma divenne italiana. E poi anche nel momento in cui, soprattutto è molto interessante e divertente la commissione che si riunì a Parigi per rinnovare la misura del metro, che si riunì due volte, prima nel 70 e poi nel 72, ma tra il 70 e il 72 succede qualcosa di importante, cioè scompare lo Stato Pontificio. Quindi praticamente nel 72 Secchi si ritrova rappresentante di uno Stato che non esiste più, e questo su succede veramente. Un patatrac a livello diplomatico, perché è evidente che ci sono proteste dello Stato italiano perché questo non può sedere al consesso scientifico un membro di uno Stato che non più esistente. Ed è veramente interessante anche come lui vive tutto questo, anche con una grande ironia.
Io credo che una delle cose che ha molto aiutato Secchi a superare tutte queste difficoltà che ebbe su tanti fronti, perché poi Secchi si trovò veramente nel mezzo di tanti fuochi incrociati, perché da un lato era attaccato dagli anticlericali perché lui era un gesuita, dall'altro era anche attaccato all'interno della Chiesa Cattolica perché era troppo avanti su certe idee rispetto a quello che era un ambiente ultraconservatore cattolico, e quindi veramente si trova nel mezzo di tante situazioni difficili, ma lo ha molto aiutato, io credo, proprio questo senso dell'ironia, questa capacità, ecco, anche di sapersi prendere in giro e di affrontare con una grande forza d'animo, ma anche con una grande coerenza, le varie vicende in cui fu coinvolto. Questo, per esempio, è il premio che ricevette a Parigi all'Esposizione Universale del 67 per l'invenzione del meteorografo, questa eccezionale macchina che è un prototipo di una moderna centralina meteorologica che registrava tutti i parametri meteorologici e che suscitò grande curiosità anche tra i visitatori dell'Esposizione Universale e che fu infatti poi premiata. E ho trovato questo interessante disegno su di una rivista dell'epoca, proprio per dirvi la popolarità di cui godeva Secchi, in cui è raffigurato insieme a Schiaparelli e insieme a due astronomi inglesi che sono Huggins e Miller, e vengono definiti i corifei dell'astronomia di oggi. Quindi Secchi è già considerato una personalità di spicco sia a livello nazionale che a livello internazionale. Vedete che è ancora abbastanza giovane, però è già popolare, sui giornali già pubblicano i suoi ritratti. E un capitolo corposissimo ovviamente riguarda il suo contributo nel campo dell'astrofisica e quindi tutta la parte che riguarda i suoi studi di spettroscopia, dove fu innovativo su tutti i fronti, nel campo della spettroscopia delle comete, nella spettroscopia dei pianeti, e addirittura c'è un astronomo italiano dei primi del Novecento, che è Giorgio Abetti, che attribuisce addirittura a Secchi la scoperta delle nebulose oscure, che in qualche maniera, secondo lui, è collegabile a quella che oggi noi chiamiamo la materia oscura. Ci sono degli spunti interessanti che andrebbero ulteriormente approfonditi. E poi lo studio dei suoi trattati scientifici, che sono estremamente interessanti. L'unità delle forze fisiche, che gli procurò tantissimi guai dal punto di vista proprio interno alla Chiesa, perché non si conformava alla filosofia scolastica, e quindi questo gli valse degli attacchi, delle critiche molto feroci. Il trattato sul Sole, che è uno dei trattati più popolari di tutto l'Ottocento, che lui scrive in francese e in più edizioni, particolarmente interessante, uno delle bellissimo veramente testo, un libro più tardo sulle stelle, e infine un libro postumo sulla fisica terrestre, anche questo estremamente interessante, con contenuti che riguardano appunto la geologia. E poi ovviamente ho cercato di studiare, sempre nei limiti delle mie scarse competenze in questi altri due ambiti, quali sono stati i suoi contributi nel campo della meteorologia e nel campo dell'oceanografia. E nel campo dell'oceanografia ho fatto questa scoperta, che se provate ad andare su internet e provate a digitare la parola disco di Secchi, vi viene fuori giù un mondo, perché il disco di Secchi è qualcosa che viene tuttora utilizzato nel campo della limnologia ed è uno strumento che serve a misurare il grado di trasparenza delle acque. E Secchi lo realizzò durante una sua campagna oceanografica che fece vicino alla costa al largo di Civitavecchia, perfezionò il metodo di utilizzo di questo strumentino, che era uno strumentino che già in qualche modo si utilizzava, e il principio è semplicissimo, perché questo disco che viene immerso nell'acqua fino a quando è visibile, quando non è più visibile si contano quanti nodi ha la corda che è stata calata giù e si ricava un indice per la misura della trasparenza dell'acqua. Quindi un principio veramente molto, molto semplice, ma tuttora utilizzato. Questa è una cosa che è veramente estremamente interessante. E questa appunto è una lettera che si trova all'osservatorio di Roma, scritto da un astronomo inglese, Warren de la Rue, che conferma le osservazioni di Secchi, le fotografie di Secchi sulle protuberanze solari, grazie alle fotografie che Secchi applicò
realizzò durante l'eclisse del 1860, venne confermata l'esistenza delle protuberanze solari, che fino a quel momento erano considerate un po' illusioni ottiche, un po' effetti di diffrazione dello strumento. In realtà, nel momento in cui vennero confrontati questi due set di fotografie, vedendo che c'era appunto una corrispondenza in questi, nelle posizioni di queste masse, allora si capì che realmente erano fenomeni appartenenti al Sole. E questo è un altro aspetto estremamente interessante: non soltanto Secchi fu un pioniere della spettroscopia, ma fu un pioniere anche della fotografia applicata in campo astronomico. Voi qui conservate a Reggio un bellissimo set di fotografie lunari che sono state tra le prime, un atlante fotografico della Luna. Secchi è stato tra i primi a realizzarlo. E questa invece è un'immagine della pirocorventa con la quale Secchi fece questa sua campagna di studi nel campo a largo di Civitavecchia. Era una pirocorvetta della Marina Pontificia, la Immacolata Concezione, che era la nave personale di Pio IX, diciamo così, che il Papa non utilizzò mai, ma venne appunto utilizzata invece per delle ricerche di tipo scientifico. E poi gli ultimi capitoli sono dedicati ovviamente sia a questo cambiamento politico improvviso che fu appunto che seguì alla breccia di Porta Pia, quindi l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Da quel momento in poi Secchi è impegnato a difendere il Collegio Romano dalla confisca. E quindi sono anni molto difficili che lo vedono impegnato su tanti fronti, proprio anche politici. È un periodo anche particolarmente difficile per la Compagnia di Gesù, perché vengono nuovamente attaccati su tanti fronti. E però è un periodo nel quale appunto riceve diversi attacchi in quanto gesuita, però è anche un periodo interessante perché è il periodo nel quale nasce la Società degli Spettroscopisti Italiani, che nasce su ispirazione di Angelo Secchi e che oggi ancora esiste sotto forma di Società Astronomica Italiana. Quindi effettivamente è un contributo che ancora è in vita, e tutto l'aspetto della collaborazione, dell'amicizia direi scientifica con Pietro Tacchini, che era esattamente all'opposto, erano due personaggi completamente diversi, Secchi e Tacchini, emiliani entrambi però, e su questo forse si intendevano molto bene, e come da queste due persone completamente diverse sia nata una collaborazione che dal mio punto di vista è veramente esemplare. E quindi tutti i problemi che appunto legati un po' alla storia, alla vita di Pio IX, in qualche maniera si riflettono sulla storia anche dell'osservatorio del Collegio Romano e sulla fedeltà che Secchi ebbe sempre al pontefice. E poi vi dicevo appunto l'amicizia invece con Pietro Tacchini, che fu determinante sotto tanti punti di vista, anche quello di aiutarlo a difendere il Collegio Romano. Tacchini aveva dei buoni agganci anche dal punto di vista politico e lo aiutò molto anche a difendere il suo osservatorio. E un capitolo molto difficile da scrivere, ma che non potevo non scrivere, era quello che riguardava le varie controversie in cui lui fu impegnato, che sono controversie di vario tipo, sono di tipo scientifico, di tipo filosofico, e poi ovviamente mi sembrava importante anche accennare al rapporto scienza e fede in Secchi, che è un rapporto estremamente interessante e anche lì io trovo estremamente moderno. Noi troviamo nel pensiero di Secchi dei concetti che oggi sono assolutamente moderni. Noi oggi una delle correnti attuali di ricerca nel campo dell'astronomia è quella sugli esopianeti, cioè la ricerca di pianeti al di fuori del sistema solare. E Secchi dice che ogni stella ha il suo sistema solare che gli gira attorno, quindi è apertissimo all'esistenza di altri pianeti, non solo, ma è apertissimo all'esistenza di forme di vita su altri pianeti. Noi oggi cerchiamo le molecole prebiotiche che hanno portato la vita sulla Terra e cerchiamo pianeti che siano in grado di soddisfare le condizioni di abitabilità sulle quali potrebbe svilupparsi la vita. Nel pensiero di Secchi tutto questo c'è già, cioè è come se Secchi pensasse che è naturale pensare che la vita pervade l'universo. E questo è veramente un pensiero estremamente interessante e anche molto, molto moderno. E sulle varie querelle che ebbe in Italia, in Francia, in Gran Bretagna non mi soffermo, anche perché so che già alcuni degli interventi che seguiranno in questi giorni andranno a toccare alcuni di questi punti.
Però questa ad esempio è una lettera scritta proprio dal suo grande avversario, il padre Cornoldi, che era un neotomista, il quale appunto attaccherà ferocemente Secchi, quasi accusandolo di essere un eretico, proprio perché non si allineava al pensiero filosofico della, dominante di quel periodo. E mi piace anche mettere questa caricatura che è stata trovata, che riguarda il congresso degli scienziati a Palermo nel 1875, a cui Secchi partecipò, e nel quale, non so se riuscite a vederlo, ma c'è anche la figura di Secchi, vediamo se riusciamo a identificarla, non so se vedete la luna bendata, e poi sotto la luna c'è un personaggio che è Renan, col quale tra l'altro Secchi ebbe un piccolo scontro, diciamo così, e di spalle a Renan c'è proprio Secchi, lo riconoscete con l'abito da gesuita, ovviamente, che sta guidando un aquilone, eccetera. E concludo con questa parte che riguarda il congresso degli scienziati italiani a Palermo, perché? Per un motivo molto interessante. Con alcuni ragazzi del servizio civile, nel mese scorso, ad aprile, abbiamo tentato di fare una passeggiata sui luoghi di Secchi a Palermo. Secchi venne a Palermo due volte, nel 1870 di passaggio mentre andava ad osservare l'eclisse ad Augusta, e poi anche in occasione di questo congresso degli scienziati italiani. Ed è stato interessantissimo perché abbiamo trovato tantissime memorie che ancora rimangono di lui. Non ultimo, siamo andati a pescare nella cattedrale di Palermo addirittura i paramenti e il calice che ha utilizzato per dire la messa, giusto per dirne alcune. E questo grazie appunto ai suoi diari, nei quali lui descrive tutto quello che fa, dove è stato, che cosa ha fatto. Ed è interessante anche come lui ha avuto delle amicizie che ha coltivato per tutta la vita a Palermo. Due ne voglio menzionare. Una è l'amicizia che ebbe con il principe Tomasi di Lampedusa. Esistono delle lettere di Tomasi di Lampedusa a Secchi, che sono conservate appunto alla Gregoriana. Sapete che il principe Tomasi di Lampedusa era bisnonno dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del famoso romanzo Il Gattopardo, e che aveva un suo osservatorio privato a Palermo, ed era in corrispondenza con Secchi proprio perché si scambiavano delle informazioni di carattere astronomico. E certamente quando Secchi venne a Palermo ebbe modo di incontrarlo. Ma mi dispiace di non avere una foto, perché è rimasta in un'altra presentazione che avevo a casa. Un altro suo grande amico a Palermo fu il Marchese di Spedalotto. Il Marchese di Spedalotto aveva una villa nei dintorni di Palermo, nella piana tra Bagheria e Santa Flavia. Siamo andati a trovare l'attuale Marchesa, che ancora custodisce questa casa, e abbiamo trovato all'interno di questa villa del Marchese di Spedalotto un bellissimo busto di Secchi in marmo, di fattura eccellente, realizzato da uno dei scultori palermitani più importanti di quel periodo. E questa scultura del Secchi è esattamente posta a fronte di quella del, diciamo così, del capostipite della dinastia, che era il marchese Achille, paterno di Spedalotto. E alla Gregoriana abbiamo trovato le lettere che si sono scambiate, ed è interessante perché il marchese Spedalotto dice proprio a Secchi: ho fatto realizzare un busto che verrà collocato in un posto onorevole che ci ricordi la sua visita a Palermo. Allora è interessante sapere che ancora oggi questa memoria, questo ricordo della visita di Secchi a Palermo è conservato in questo busto sconosciuto, che è emerso così un po' abbastanza casualmente da questa visita che abbiamo fatto alla villa del Marchese di Spedalotto. E l'ultimo capitolo ovviamente riguarda gli ultimi anni della sua vita, con gioie e dolori, i dolori legati appunto a questi rischi di confisca, le gioie dovute al fatto che gli venne conferito il titolo di presidente del Consiglio Nazionale per la Meteorologia, e poi anche la morte di Secchi, che fu un evento straordinario, la malattia che purtroppo durò alcuni mesi. In questi mesi di malattia è interessante, ho trovato veramente tantissima gente che gli scriveva, che faceva auguri per la sua salute, perché potesse riprendersi, molto divertente perché tutti gli istituti di suore mandavano reliquie dei loro fondatori perché potessero in qualche modo intercedere per la sua salute.
è proprio bello vedere anche l'affetto di cui lui era circondato, quindi vedere anche come la gente gli volesse bene. D'altra parte lui non si negava mai, andava a fare i corsi ai collegi femminili, corsi di fisica nei collegi femminili, perché nel momento dell'Unità d'Italia le suore insegnanti dovettero conseguire l'abilitazione, diciamo così, quella che oggi sarebbe l'abilitazione, e se chi li preparava per gli esami di Stato. Quindi veramente un personaggio a 360 gradi che si è speso molto anche proprio perché per l'istruzione dei giovani e degli insegnanti. E poi l'ultima parte della biografia riguarda la sua eredità scientifica. Questa eredità scientifica, che a dire il vero, per l'impatto che ha avuto Secchi, mi piace questa definizione che lui dà di se stesso, cioè uno che ha portato il gusto della fisica nel campo dell'astronomia, e quindi un fondatore di questa branca dell'astronomia moderna che è appunto l'astrofisica. E direi che questa sua eredità scientifica in Italia venne quasi subito dimenticata. Mi ha colpito il fatto che nel 25° anniversario della morte di Secchi non si fece praticamente nulla, tranne che una commemorazione alla quale gli osservatori furono invitati a mandare un telegramma di adesione, veramente una cosa molto triste, molto assolutamente sottotono. E poi sappiamo bene che un altro dei mancati, diciamo, riconoscimenti fu il progetto mai realizzato di un monumento scientifico dedicato al padre Angelo Secchi, che doveva realizzarsi proprio qui a Reggio, un moderno telescopio solare di cui era già pronto anche il progetto e il disegno, per la quale venne avviata una sottoscrizione e vennero raccolti dei fondi, ma questo progetto di questo telescopio solare a Reggio non venne mai realizzato. Al contrario, chi prese in pieno l'eredità scientifica di Secchi furono gli astronomi degli Stati Uniti, i quali svilupparono tutta una branca delle loro ricerche, quella della classificazione spettrale, a partire dagli studi di Secchi e anche la realizzazione degli studi solari. E in particolare un'altra eredità scientifica di Secchi è stata la fondazione della Specola Vaticana, che si è occupata di fotografia celeste, un'altra delle branche in cui Secchi era stato un pioniere. E in Italia bisognerà aspettare gli anni 20 prima che qualcuno si occupasse di riprendere la tradizione scientifica di Secchi, realizzando la prima torre solare all'osservatorio di Arcetri, grazie appunto a Giorgio Abetti, che per Secchi aveva una vera e propria venerazione. E non è un caso che le lettere di Pietro Tacchini ad Angelo Secchi sono proprio conservate, le lettere di Secchi a Pietro Tacchini sono proprio conservate all'osservatorio astrofisico di Arcetri. E vedo che ho ancora un minuto e me lo prendo, e riguarda che cosa dice di nuovo questa biografia. Intanto non pretende essere esaustiva, come vedete è un personaggio troppo complesso, e io ripeto, non ho le competenze su tutti questi campi, quindi questa biografia vorrebbe stimolare altri ad occuparsi di aspetti poco noti. Mette sicuramente in evidenza alcuni aspetti che non erano stati ancora sufficientemente studiati. E poi, come vi dicevo, più che una biografia vorrebbe essere una autobiografia, perché c'è un ampio riferimento anche ai suoi diari e ai testi, alle lettere che gli scrive in quel periodo, eccetera. Quando ho scritto questa biografia mi sono accorta che c'era un rischio molto grosso, quello di fare una agiografia, cioè quello di presentare Secchi come un eroe. Guardate che i tratti ci sono tutti. Io ho sempre detto, e non sto scherzando, che si potrebbe fare una fiction su Angelo Secchi, proprio per la complessità, l'interesse, la modernità della figura, eccetera. Oppure di farne un eretico, perché andava controcorrente in tutti i campi, scientifico, religioso, eccetera, o di farne un visionario, come di uno che appunto magari pensava, aveva delle idee un po' balzane, certamente avanti coi tempi. In realtà io penso che lui non fosse niente di tutto questo. Io credo che Secchi è stato veramente soprattutto pienamente un gesuita e pienamente uno scienziato, e come vi dicevo, questi due aspetti sono assolutamente inscindibili in questo personaggio. E quello che noi oggi direi ammiriamo in lui è stata la coerenza con le sue scelte, con le sue scelte di vita, con le sue scelte anche umane, religiose, e la sua capacità di andare controcorrente, la sua
la fedeltà alle sue convinzioni, e questo credo che lo renda veramente un personaggio estremamente moderno, estremamente interessante, affascinante, e sono, devo dire, veramente anche molto contenta che la città di Reggio abbia deciso di ricordare questa figura che secondo me veramente ha uno spessore decisamente superiore a quello che era il contesto scientifico e astronomico di quel periodo in Italia. E con questo...